Salve a tutti ragazzi, sono Cor96 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo il nostro percorso all'interno dell'intricata lore di Warhammer Age of Sigmar e in particolare ci concentreremo sul dio Tzinch, che come abbiamo visto nello scorso video è uno dei quattro dei del caos. Questo sarà un breve riassunto di un'altra porzione di lore, sempre relativa alla grande alleanza del caos. Quindi mettetevi comodi, afferrate uno snack e partiamo! Nella lore del mondo di Warhammer Age of Sigmar, Tzinch è il dio del mutamento e degli inganni, nonché maestro indiscusso delle arti arcane e della magia. Infatti, rappresenta senza dubbio la fonte di magia più potente dell'intera alleanza del caos. Ciò non vuol dire che il dio disdegni la guerra, ma che sicuramente preferisce vincere le battaglie in maniere poco convenzionali. Per fare un esempio calzante col video precedente, potremmo dire che se Khorne rappresenta la massima esaltazione della forza bruta e disprezza la magia così come chi la usa, Tzinch si pone in una posizione diametralmente opposta, che lo vede quasi come un burattinaio pronto a servirsi dei suoi strumenti arcani per sopraffare i più forti. Sfruttando la manipolazione e il suo potere magico, Tzinch è in grado di assoggettare al suo volere qualunque creatura e ciò lo rende di per sé un'entità temibile. Non di rado, si ritrova a mettere i bastoni fra le ruote degli altri dei del caos in quello che lui stesso definisce il grande gioco, ovvero quell'incessante ricerca di ognuno di essi di riuscire a ottenere il controllo sugli altri. Tra le imprese di cui va più fiero c'è sicuramente quella di aver ingannato Skarbrand, uno dei demoni maggiori di Khorne, se non il più importante, ad attaccare il suo stesso padrone. Il suo regno appare come un immenso e intricato labirinto fatto di cristallo e magia. Questo labirinto luccica e brilla in netto contrasto con le terre governate dagli altri dei. Ovunque, orrori demoniaci vanno in giro usando la loro magia per ampliare continuamente la struttura. Dal cuore del labirinto si erge invece la cosiddetta fortezza impossibile, che domina le regioni circostanti. Queste regioni sono organizzate in 9 roccaforti in una gerarchia in continua evoluzione e sono denominate fortezze frattali. Ognuna di queste è la patria di una di 9 legioni di demoni note come convocazioni. Il numero stesso delle convocazioni è in continuo mutamento, ma è sempre un multiplo di 9. Tzinch non ha una rappresentazione univoca nell'immaginario collettivo. Ciò è dovuto principalmente alla sua natura in continuo cambiamento. Spesso lo si immagina con dei volti che appaiono e scompaiono su tutto il corpo e che ripetono le parole del dio oppure frasi apparentemente insensate. In ogni caso, sarebbe troppo complesso descriverlo fisicamente, poiché potrebbe tranquillamente assumere aspetti differenti gli uni dagli altri. Come abbiamo visto per il video precedente, anche i seguaci di Tzinch si dividono in due grandi gruppi, ovvero demoni e mortali. Il desiderio di entrambi è quello di portare a compimento il piano del grande cospiratore, seguendo ciecamente i suoi ordini. I piani del dio sono troppo complessi per essere compresi, infatti potrebbero anche sembrare contraddittori ai più. I demoni di Tzinch sono manifestazioni fisiche di energia arcana grezza, modellata in modo da riflettere i diversi aspetti del loro sovrano. Come si addice all'architetto del destino, la natura dei suoi servi varia notevolmente, anche se ognuno è benedetto con una parte della magia e dell'astuzia del suo padrone. Sono così intrisi di magia che l'aria intorno a loro assume un bagliore soprannaturale, mentre i loro colori e persino la stabilità della materia si modifica, tanto da poterli fare apparire quasi come incorporei. In quanto demoni, non hanno bisogno né di nutrimento né di riposo, e non possono essere uccisi come le creature mortali. È possibile distruggere il guscio fisico di un demone, ma farlo riporta il suo spirito nel regno del caos, dove inizia il doloroso processo di riforgiatura. Il tempo necessario dipende dalle dimensioni, dalla forza del demone e soprattutto dal fatto che l'essere possieda ancora il favore del proprio dio, cosa non proprio scontata. I demoni minori sono usati come schiavi e hanno poca autonomia. Maggior potere è invece concesso agli araldi, ovvero coloro che guidano le orde demoniache in battaglia. Infine vi sono i demoni maggiori, chiamati anche signori del cambiamento, ovvero enormi demoni dalle fattezze rapaci con assoluto potere decisionale.
Al contrario di quanto accade nel dominio di Khorne, la composizione delle armate di Tsinch è sempre varia e in continuo mutamento. Ciò che si mantiene costante è la ripetizione del numero 9. Una convocazione è infatti guidata da un Lord of Change ed è divisa in 9 schiere, ognuna delle quali fa capo a un araldo o a un altro campione. Coloro che venerano Tsinch lo fanno per ottenere potere, conoscenza e immortalità. Se il dio si ritiene soddisfatto dall'operato dei suoi fedeli mortali, può decidere di elargirgli dei doni che li porteranno sulla via per diventare demoni a tutti gli effetti. L'esempio più famoso è sicuramente quello di Elanzet, che da semplice mortale è diventato prima un cultista e poi ha compiuto imprese come scalare la Silver Tower, da cui è tornato con poteri esoterici e i doni del dio. Tra le file di Tsinch, alle creature demoniache si affiancano mortali corrotti dalle promesse del dio. Si parla di potere, gloria, immortalità e sapere arcano. Questi mortali vengono deviati fino a diventare dei veri e propri cultisti, pronti a seguire ciecamente il volere del loro padrone. Il culto del dio viene praticato in posti sperduti ma ricchi di potere magico, o addirittura all'oscuro all'interno delle stesse città dell'ordine. I cultisti si ritrovano in incontri segreti, posti nascosti o sotto il suolo cittadino per seguire e realizzare il piano del loro dio. Ma i seguaci mortali non sono soltanto umani e l'esempio più immediato è quello degli Zangor, ovvero uomini bestia corrotti e lanciati sul campo di battaglia. Tra i più temibili vi sono invece gli Ogroi de Taumaturge, che sono robusti e poderosi campioni bestiali in grado di alternare possenti colpi fisici a devastanti magie arcane. Bene ragazzi, questo era un piccolo estratto in cui abbiamo dato un'occhiata alla lore di un'altra delle divinità più importanti del Pantheon di Warhammer. Come sempre, non ho voluto dilungarmi sulla composizione dell'esercito per non rendere il video troppo pesante e non allontanarmi troppo dal centro della discussione. Se questa rubrica vi piace e vorreste un nuovo capitolo, potete supportare il canale mettendo mi piace, condividendo e lasciando un commento. Se non siete iscritti, vi invito a farlo e a spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo ad un prossimo video.